Buongiorno, sono Bodossu Maria, vengo da Italia, vivo in provincia di Lucca, praticamente a Pietrasanta, Forte di Marmi, quelle parti lì. Lavoro in una pizzeria, mi sono trovata in un certo punto che stavo malissimo. Come esteticamente molto male per una donna, mentalmente lo stesso, in campo lavorativo sei sempre guardato con un occhio dell'altro, vedendo che i denti li perdi. I denti li ho perso perché lavorando in Italia e le attese sono molto lunghe, molto costose, per poterci fare una panoramica, va oltre anche un anno e mezzo. Poi per fare dei lavori come impiantologia o cose deve essere tutto a pagamento. Mi sono rivolta a diverse cliniche stomatologiche per farmi un preventivo. Mi sono trovata con diversi preventivi che oltrepassava le mie limite finanziarie perché non potevo permettermelo. Perciò un mio carissimo amico che stava tutto il giorno anche per il suo lavoro su internet e cose, ha cominciato a cercare su internet, tanto mediatizzato, sono tante cliniche come in altri paesi limitrofi a Italia o in Est Europa. Io sinceramente non volevo più fare impiantologia, visto quanti video mi ha fatto vedere come si fa, non volevo più. Ho detto basta, io non lo volevo, voglio, mi metto una protesi e basta, io non voglio soffrire, non voglio avere quella, quella. Mi ha convinto, a distanza di 6 mesi cercando, abbiamo trovato una persona che ci ha contattato, noi abbiamo contattato per primi, dopo ci ha ricontattato una persona piccola, piccola, ma talmente così grande, che si chiama Dottor Palma. Ci ha contattato, abbiamo parlato per 5-6 mesi, siamo stati in contatto, perciò ho preso il coraggio e l'aereo e via, siamo arrivati a Moldavia. Siamo stati accolti benissimo, io mi commuoverò per sempre perché sono così. Sono venuta desdentata perché ce l'ho tutti i miei video SOS Turismo Dentale. Mi commuoverò per sempre, piangerò per sempre per la gioia. Prima era per il dolore, ora sto piangendo di la gioia perché in finale questi ragazzi meravigliosi, perché uno più bravo dell'altro, mi hanno ridato il sorriso, il vero mio sorriso. Ora posso dire che sono una donna, sorrido, non sarò mai più guardata quando vado a un posto di lavoro a fare una cosa, a stare con la mano a bocca a dire: oh sì, sono venuta a cercare lavoro, ma sai, sempre ero con la mano a bocca a non vedermi. Ora ce l'ho sorriso. Voglio tanto ringraziare anche un'altra persona che l'ho conosciuto qui, che il signor Vadim, che è tanto di cuore, che sta tanto attaccato alle persone. E nu per ultimo, non voglio che si sente male quando vede questo video, il mio medico, che tutti i medici sono bravi, ma il mio è speciale perché è il mio, è stato il mio, ha curato me, ha saputo i miei problemi, ha accettato i miei difetti, ha capito quando deve fermarsi, ha capito quando deve cominciare. È bravissimo Sergio Fus.
Perciò sono tutti bravissimi. Perciò ognuno quando arriva qua, ragazzi, se arrivate qui, ognuno prendete al cuore poi il vostro medico che vi curerà, perché alla fine lui è la vostra gioia, lui vi ridà il sorriso. Poi tutti sono qui come una famiglia, non siamo mai stati trattati come non lo, uno più, uno meno, siamo tutti uguali, si ride, si scherza, si va in giro, poi si sta sempre quasi nella clinica, perché lì trovi tutti, ognuno con i suoi problemi, chi più, chi meno, ma tutti qui sono venuti per i problemi grossi, non per uno rovinato la bocca, uno messo impianti sbagliati, uno pagati 25.000 euro in Italia, puoi venire qua a togliere tutti gli impianti che stanno male. Qui si sente di tutto e di più. Poi quelle storie che le abbiamo sentito qui sono spaventose, ma qui sono tutti risolte, diciamo. Vengono piangendo, tornano col sorriso. Con l'applauso di tutti gli amici che avete fatto qua. Oh, abbiamo fatto amicizie molte, e credo che sono le amicizie più sincere che saranno, che nel tempo resteranno, perché siamo venuti tutti con i problemi, tutti lo stesso problema della bocca, che è la più importante, e l'apparato più importante che poi ti ammala tutto dentro. Perciò cominciamo a graziare anche a Giovanni, che è meraviglioso, anche al signor Valerio, anche al ragazzo che fa sempre scattare video e le foto, che è sempre con noi qua e non c'è, dice mai nessuno, non pensate che qualcuno ci sta col pistola a testa a dire oh di questa o di quell'altro, no, i denti si vedono, sono questi e il mio sorriso di oggi. E poi se cercate sull'internet trovate anche quella di 6 mesi fa e vedete qual è più convincente. Brava.